Dopo l'incidente di percorso di Trieste, il Crotone riprende la marcia positiva, regolando 1-0 il Varese di San Nino. L'arbitro Velotto fa osservare un minuto di silenzio in memoria dei 4 soldati vittime dell'attentato in Afghanistan nei giorni scorsi. Menichini schiera per la prima volta dall'inizio Russotto al posto di De Giorgio. In avvio le due squadre stentano a decollare con i due tecnici che preferiscono non scoprirsi. La prima occasione per gli ospiti con un colpo di testa del nigeriano Ebagua sugli sviluppi di un corner, con palla che termina alta sopra la traversa. La risposta dei rossoblù è affidata ai piedi di Russotto che prova a pescare il jolly da lontano con sfera che si spegne fuori. Al 26esimo cambia la gara, Carrozza commette fallo e va a protestare contro l'arbitro. Qualche parola di troppo e Velotto estrae il rosso diretto con gli ospiti che restano in 10 uomini. Al 32esimo Crescenzi, in ottima forma, scende sulla destra e serve palla a Ginestra, il cui diagonale è bloccato in due tempi da Moreau. Al 40esimo Ebagua aggancia la palla e lascia partire un missile da 30 metri. Ma Belek non si fa sorprendere e risponde alla grande in corner. La prima frazione si chiude con una conclusione da fuori di Cutolo che finisce al lato. Nella ripresa gli squali entrano in campo più determinati e il gol vittoria arriva subito al primo minuto. Napoli si procura una buona punizione, Cutolo calcia alla perfezione pennellando per Ginestra che la tocca e segna il suo quarto gol in campionato. Gli uomini di Menichini in vantaggio di un gol e di un uomo cercano di amministrare bene la sfida. Al decimo Cutolo va vicino al raddoppio, questa volta direttamente da calcio piazzato. Ma Moreau riesce a respingere bene con i pugni in angolo. Il Varese cerca di reagire con Cellini che controlla e gira verso la porta con palla che termina alta, ma il tutto era stato iniziato da un controllo di mani dello stesso attaccante. Sannino fa entrare Tripoli per Cellini e alla prima occasione l'attaccante ospite riesce a procurarsi un calcio di rigore per fallo subito dall'uscita di Bale. Dal dischetto va Ebagua, ma il portiere Scuola Inter alza la saracinesca e riesce a respingere il tiro dagli 11 metri con i piedi. Al 32esimo bruttissimo fallo di Camisa su Galardo, Velotto non può fare altro che tirare fuori il secondo cartellino rosso della giornata. Ma la doppia superiorità numerica finisce dopo solo 4 minuti perché Ginestra, già ammonito, viene accusato di simulazione in aria dall'arbitro e quindi doppio giallo ed espulsione per l'attaccante campano. Sul finire della gara Napoli si impola sulla sinistra, poi si accentra e calcia. Moreau respinge con i pugni, ma Curiale, tra l'altro in fuorigioco, non riesce a ribattere in porta. E dopo ben 5 minuti di recupero, il direttore di gara dichiara la fine dell'incontro. Per il Crotone si tratta della terza vittoria in campionato e sale così a 13 punti in classifica, in attesa dell'Ascoli mercoledì prossimo.